Voglio partire dal riassumere un po' la volta scorsa, no? La volta scorsa siamo partiti col parlare di alcune argomentazioni che dovevano far riferimento ai segni a cui i credenti dovevano stare attenti per riuscire a riconoscere i tempi che diciamo segnavano la venuta del Signore Gesù Cristo. Perché era importante? Perché sono importanti i segni? Perché purtroppo, come lo stesso Gesù ha ammonito, verranno molti falsi profeti, verranno molti, ce ne saranno molti e diranno questi che il Signore sarà qui, sarà là, si inventeranno tantissime cose riguardo il ritorno del Signore. Prenderanno spunto da che cosa? Tutti questi falsi profeti. Prendono impropriamente spunto, ad esempio, dalle carestie, dalle pestilenze e dalle guerre. Noi siamo usciti in modo particolare, siamo usciti, ne stiamo uscendo, è ancora in atto, ma ormai credo che siamo al termine, stiamo uscendo dalla pandemia del Covid-19. Poi è scoppiata subito una problematica di guerra che potrebbe trasformarsi in una terza guerra mondiale. Tutto questo, no, potrebbe far pensare, ah, vedi, sta per arrivare, il Signore è vicino, sta per tornare, sta per arrivare, sta per venire, è imminente. Ecco, il discorso che vi ho fatto l'altra volta serviva appunto a dimostrare che se non ci sono determinati segni, non può venire il Signore. Quindi siamo sicuri che il Signore non tornerà né stanotte né domani e neanche per qualche altro giorno se non mesi e anni, perché non si sono ancora avverati determinati segni. Ma questo cosa vuol dire? Il fatto che noi riconosciamo che attraverso le scritture i segni che ancora non si sono avverati. Non è che ciò ci permette di fare quello che vogliamo, eh? No, perché uno dirà, ah, vedi, questo dice che il Signore non è imminente il ritorno del Signore, quindi i credenti possono fare quello che vogliono, no? In attesa. No, assolutamente. È un discorso proprio fuori proprio fuori dalla Bibbia, fuori dal cuore dei cristiani veri, quelli veri, dai veri discepoli che cercano di piacere a Dio in ogni cosa. Perché il credente deve essere sempre pronto? Deve essere sempre pronto perché seppur sappiamo che il Signore non ritorna in maniera imminente, no, nulla è detto di quando noi invece andiamo al Signore. Nulla è determinato. Ogni momento può essere quello buono. Cioè, del Signore sono scritti segni che si devono avverare prima della sua venuta. Però di noi che ci possiamo dipartire da questo corpo anche questa notte, non c'è scritto niente. Quindi questo può avvenire. Questo può avvenire, quindi dobbiamo essere sempre pronti, non perché ritorna il Signore, ma per l'incontro con il Signore. Dobbiamo essere pronti, sia se il Signore torna, ma anche se non ritorna, perché potremo incontrarlo dipartendoci noi da questo corpo. Quindi vedete com'è importante essere pronti noi all'incontro con il Signore, che può avvenire o perché Lui ritorna o perché noi lasciamo questa tenda che ci è stata data qui sulla terra per incontrare il Signore. E dobbiamo essere pronti, altrimenti lasciando la tenda noi non andiamo al Signore se abbiamo vissuto una vita di peccato, anche se credenti si vive una vita di peccato e si va a finire all'inferno. Non ci sono riguardi personali davanti a Dio, eh? Quindi bisogna essere sempre pronti. Quindi il discorso che facciamo di dire che Gesù, che i segni non fanno presagire, che non ci fanno capire che sta per tornare in maniera imminente, perché le guerre ci sono sempre state, carestie ce ne sono state nei secoli,
Pestilenze ce ne sono state anche peggio di questa. Quindi non è che ogni volta che c'è una carestia, una pestilenza, dobbiamo pensare che torna il Signore. Perché quelle sono cose che devono avvenire, ma ancora non è la fine. Cioè, la fine delle cose verrà, verranno le cose, verranno quando si saranno verificati determinati segni che noi ne abbiamo citati la volta scorsa. Adesso facciamo un breve excursus. Si doveva manifestare, si deve, perché noi pensiamo e parliamo al futuro, si deve manifestare ad esempio la grande apostasia, cioè lo sviamento di molti credenti che rinnegano la fede e seguono qualcun altro lasciando il Signore che hanno conosciuto. Che quelli che non hanno conosciuto il Signore non possono rinnegare il nome di Gesù se non l'hanno mai conosciuto, capite? L'altro segno che il Signore ci ha lasciato nelle scritture, di cui ci parla anche Paolo, è la venuta, la manifestazione dell'Anticristo, dell'empio, dell'uomo del peccato, di cui parleremo su qualcosa, ne citeremo anche sull'argomento successivo a questa premessa, a questa, diciamo, a questo breve riassunto sulle cose che abbiamo detto la volta scorsa. Non solo, abbiamo letto, abbiamo parlato anche del fatto che l'anticristo che governerà per 3 anni e mezzo, ma per 3 anni e mezzo ci saranno anche i due testimoni. Abbiamo dimostrato con le scritture la volta scorsa che i due testimoni, ve lo ricorderete, abbiamo citato i passi, che i due testimoni sono Elia ed Enoch. L'anticristo farà morire questi due testimoni che profeteranno per 3 anni e mezzo, li farà morire l'anticristo. E questi segni, quando avverranno questi segni? Siccome faranno una grande festa in tutto il mondo, si faranno dei regali, talmente erano le piaghe con il quale i due testimoni hanno colpito tutta la terra, talmente saranno state devastanti per tutta la terra che ci sarà una grande festa di tutti i popoli per festeggiare appunto il fatto che i due testimoni sono morti e si faranno anche dei regali. Queste cose, quando avverranno, saranno conosciute, diciamo, da tutta la terra. Se no, come facevano tutta la terra a sapere che i due testimoni sono stati messi a morte ed erano lì nella piazza, in una piazza lì a Gerusalemme? Quindi, come lo sapranno gli altri, come lo saprà tutto il mondo, lo saprà anche la Chiesa. Quindi saranno tutti elementi questi che ci fanno capire che si sta avvicinando in maniera, con delle prove, si sta avvicinando il ritorno, l'avvenuta del Signore nostro Gesù Cristo e nel contempo anche l'adunamento della Chiesa. È importante, l'adunamento della Chiesa avviene nello stesso giorno in cui il Signore ritorna, non avviene in due tempi diversi. Ecco, allora, quindi, visto che ci sono dei segni a cui bisogna stare attenti per non farsi ingannare, perché l'obiettivo qual è? Quello di capire dei segni. Infatti Paolo, quando ha scritto alla Chiesa di Tessalonica la sua seconda epistola e parla dei segni a cui la Chiesa doveva stare attenta in riferimento al giorno del Signore, al ritorno, alla venuta del Signore Gesù Cristo, Paolo ha scritto quelle parole perché molti, molti credenti tessalonicesi, o comunque qualcuno,
era rimasto ingannato da dei bugiardi che predicavano appunto che il ritorno del Signore era imminente. Vedete quindi come le cose si ripetono, si ripetono. E Paolo ha detto ai Tessalonicesi: state attenti, perché il ritorno del Signore non avviene se non quando si siano avverati determinati segni. Quali segni? La grande apostasia e l'avvenuta dell'Anticristo, che con l'avvenuta dell'Anticristo, con la manifestazione dell'Anticristo, poi le cose, la Chiesa le vedrà molto più chiaramente. Cosa possiamo dire oggi della grande apostasia? Che c'è un'apostasia. Da una parte possiamo dire, sì, è vero, molti che frequentavano le comunità locali, le varie denominazioni, sono stati ingannati, hanno lasciato la via del Signore, seguendo praticamente indottrinamenti massonici più che biblici. Cioè, gli insegnamenti massonici li hanno nascosti dietro le parole della Bibbia, però i principi e gli insegnamenti sono massonici, e hanno deviato dalla via della verità moltissimi credenti che frequentavano quelle comunità. Ora, se la cosa ci fermiamo qui così, potremmo dire, ah, vedi, la grande apostasia sta iniziando. Però qui dobbiamo esaminando quello che sta succedendo, dobbiamo anche dire qualcos'altro. Dobbiamo dire che queste denominazioni si stanno svuotando, e lo dobbiamo dire, perché molti credenti hanno accettato la verità, o si sono allontanati perché erano solo religiosi, cioè nel senso che entravano in quel locale di culto solo così per riscaldare la sedia, oppure erano veri credenti che si sono ritirati ed ora si riuniscono nelle case. Quindi in questo caso abbiamo un risveglio, vedete? Da una parte è vero che molti sono stati ingannati, però da un'altra parte stiamo vivendo adesso un'epoca in cui io direi che c'è un risveglio, come risveglio intendo un ritorno alla parola di Dio. Un ritorno alla parola di Dio. Cioè, la parola è l'autorità più importante che un credente ha, più di qualsiasi altra cosa. La parola di Dio lo guida, è una lampada al nostro piede, una luce che illumina il nostro sentiero, il sentiero per cui dobbiamo camminare, dobbiamo percorrere. Ecco, è la parola. Noi crediamo anche nei doni di rivelazione di Dio, noi crediamo anche nelle profezie, crediamo in queste cose. Noi crediamo anche che Dio parla come parlava anticamente, con la sua voce potente e gloriosa. La voce di Dio ha un suo timbro, una sua caratteristica, che la scrittura lo riporta in questa maniera. Dice che la voce di Dio è come un potente tuono, no? Come il rumore di molte acque. Ecco com'è la voce potente. Chi la sente viene atterrito e cade faccia a terra, senza forze. Talmente è potente la voce di Dio che quando ti investe, che la voce ti investe, no? Ti colpisce, arriva a te. Tu sei senza forze, sei come morto, non ti puoi muovere, non puoi fare niente. Talmente il Dio è più potente dell'uomo. Quindi noi crediamo a queste cose, alla potenza di Dio. Non siamo cessazionisti. Cessazionisti sono quelli che credono che i doni spirituali, il battesimo con lo Spirito Santo, con la manifestazione delle lingue, le guarigioni, le guarigioni dirette di Dio tramite preghiera, senza intervento di medicine e di medici. Noi crediamo che Dio intervenga direttamente, non tramite i medici umani. Ecco, noi crediamo che queste cose ancora oggi avvengano e che Dio parli ancora oggi. Però tutto questo non sostituisce l'autorità che ha la parola di Dio. Capite? È importante questo. La massima nostra autorità è la parola di Dio. Quindi io, se una cosa, se uno mi dice riceve una rivelazione e questa rivelazione contrasta con le sacre scritture, io non credo alla rivelazione, io credo alle sacre scritture, capite?
Così deve agire il credente, perché purtroppo ci sono diversi servitori di Dio, costituiti da Dio per edificare, consolare, fortificare e riprendere e correggere la Chiesa, ogni singolo membro. Ma è vero anche che in mezzo alla Chiesa, in mezzo alla Chiesa, ci sono anche dei falsi profeti, falsi dottori, falsi apostoli, falsi pastori, falsi anziani, che insegnano delle falsità anche attraverso rivelazioni per ingannare gli uomini, per ingannarli, per portarli via dalla strada maestra, la strada che viene illuminata dalla parola di Dio. Ecco, cioè, se la luce della parola non illumina quel sentiero, non dobbiamo camminare lì. Cioè, se uno mi dice devi camminare in quel sentiero, ma quel sentiero non è il sentiero che ha segnato la parola. Io dove devo camminare? Dove dice l'uomo o dove dice la parola? Capite? Ecco perché vi esortiamo continuamente di stare attaccati alla parola. Perché è la parola che sta illuminando il vostro sentiero. Quando voi sentite comunione con Dio in preghiera, è perché diverse cose combaciano in voi, tra cui la conoscenza della parola, la conoscenza della via che bisogna seguire, che sta illuminando la parola, capite? È la parola che vi sta guidando, è quello il centro di tutto. Che poi la parola è Gesù Cristo, no? Quindi ci sta illuminando e guidando per la via dove dobbiamo andare. Quindi, in mezzo alla Chiesa ci sono veri servitori di Dio, ma ci sono anche quelli falsi. E bisogna stare attenti, bisogna stare attenti, perché quelli falsi, tra uno degli inganni che producono è quello di quando c'è una guerra, dicono il Signore sta per tornare e ti creano ansietà, ti creano agitazione, turbamento. Paolo diceva ai Tessalonicesi che avevano creduto a quel falso messaggio, riconosce, lo scrive che praticamente lui scriveva per non, per, affinché non fossero turbati, no? Prima Seconda Tessalonicesi, capitolo, Seconda Tessalonicesi, capitolo 2. Al versetto 2: vi preghiamo di non lasciarvi così presto travolgere la mente, perché vedete, anche se si tratta se si tratta di parlare del ritorno del Signore anziché avvenire dopo i segni, ti dicono che deve avvenire stanotte, la tua mente viene travolta, la tua speranza cambia, la tua speranza si baserà su qualcosa che è sbagliato. Se veramente credi che Gesù torni questa notte, tu non lavori più, non dormi più, non vai più a lavorare. Cioè, nella menzogna si possono creare determinati disordini di vita, capite? Quindi, oltre che la speranza è falsa, quindi è una illusione. Oltre che il fatto che la speranza sia falsa, c'è anche il fatto che la tua vita non cammina come deve camminare. Capite? Quindi sono pericolose queste cose, non sono cose da tenere di poco conto. E Paolo lo dice: non vi fate travolgere la mente. Poi dice: né turbare. Cioè, turbare quando tu nell'animo hai un grosso turbamento, un'agitazione, non sei a posto, c'è qualcosa che non va in te e non ti fa dormire, non ti fa stare sereno. Questa mancanza di serenità si può ripercuotere sempre nella tua vita quotidiana, perché sei più nervoso, perché ti rivolgi agli altri in maniera sbagliata e hai una condotta che non devi avere, vedi? Tutto questo provocato da cosa? Provocato dalla falsità, perché come la verità produce il suo effetto nell'animo umano, così lo produce anche la menzogna, produce delle conseguenze e noi credenti dobbiamo stare attenti a tutto, va bene? Con la parola, tenendo sempre la parola alta, più in alto di tutto, va bene? Noi crediamo alle rivelazioni dello Spirito Santo. Ma non crediamo nelle rivelazioni che contrastano
la parola di Dio, capite? È importante questo, perché l'autorità più importante che abbiamo, che Dio ci ha dato, è la parola scritta. Egli si è curato di farcela arrivare a noi in maniera che ci potesse servire per avere il nostro sentiero illuminato, il sentiero che noi dobbiamo percorrere. Quindi, non perché, voglio dire, oggi viene un profeta, dice una cosa, domani ne viene un altro e dice cose diverse, poi ne viene un altro. Ecco, tutto questo deve sparire. Deve sparire se non è conforme alla parola di Dio. Quindi noi dobbiamo prendere come nostro unico, unica guida la parola di Dio. Naturalmente, ci sono anche le profezie di Dio, ci sono le rivelazioni, i sogni, le visioni che Dio dà, eh. Certamente, se non contrastano la parola di Dio e sono veramente da Dio, bisogna credere anche quelle, eh. Non è che non ci crediamo, noi non dobbiamo disprezzare le profezie, cioè, siccome abbiamo la parola, crediamo nella parola, disprezziamo le profezie, sogni e visioni. No, non è corretto neanche questo, perché ci possono essere delle visioni, delle rivelazioni che sono utili, mandate da Dio, e si riconosce che sono da Dio, senza alcun dubbio si riconoscono, e quindi bisogna comunque ascoltarle. E le rivelazioni di Dio non vanno mai a contrastare quello che lui ha fatto scrivere nella parola, altrimenti Dio si contraddirebbe, no? Quindi quello che lui dice che rivela, lo conferma, e lo conferma e non lo annulla. E questo è un'altra cosa importante. Quindi la volta scorsa vi ho puntualizzato su alcune cose, sui segni, perché dovete stare attenti al fatto che possono venire ogni volta che scoppia una bomba, una guerra, una pestilenza, una carestia. Praticamente ci sono di quelli che escono che il mondo sta finendo e sta per tornare il Signore. Ma voi non dovete turbarvi, dovete stare tranquilli, va bene? Questa era la premessa, parlando, ho aggiunto anche delle cose, ma grosso modo il punto che abbiamo trattato più approfonditamente la volta scorsa. Adesso, oggi, voglio continuare perché siamo arrivati all'anticristo. Va bene? L'altra volta eravamo arrivati all'anticristo. Abbiamo visto i segni, c'è stato l'anticristo, ha fatto morire i due testimoni. Una delle cose collegate all'anticristo qual è? È la grande tribolazione. Va bene? Però qui ci sono quelli che dicono no. L'avvenuta la Chiesa viene rapita, il rapimento della Chiesa avviene segretamente prima della grande tribolazione. Ecco, questo ragionamento, cosiddetta dottrina del rapimento segreto della Chiesa, non esiste nella Scrittura. Non esiste. Esiste un solo rapimento della Chiesa, una sola venuta del Signore nostro Gesù Cristo. Quando il Signore nostro Gesù Cristo verrà, rapirà la sua Chiesa. E verrà quando Gesù verrà in un giorno solo, alla fine della grande tribolazione. Dico alla fine perché quando tornerà il Signore, la grande tribolazione cesserà immediatamente perché metterà ordine. Bene. Quindi il rapimento segreto non esiste. Uno dei problemi, voglio però oggi parlare con maggiore profondità per quanto riguarda la problematica, quindi non voglio confutare il rapimento segreto che è già stato fatto tante volte, sarebbe bene sempre farlo, ma ve l'ho accennato, ma io voglio puntualizzare una problematica. La problematica sollevata dal perché il Signore deve tornare prima della grande tribolazione. Perché altrimenti la Chiesa passerebbe la grande tribolazione. Ma come fanno i credenti quindi a passare la grande tribolazione?
a subire gli stessi danni che subiscono i malvagi increduli. Ecco, io voglio intervenire qui, voglio tranquillizzare voi, voglio tranquillizzare la Chiesa dicendo questo, che i credenti non saranno trattati alla stessa stregua di come sono stati trattati, saranno, perché stiamo parlando al futuro, saranno trattati i malvagi increduli, capite? Saranno trattati diversamente. Una cosa molto simile alla grande tribolazione che verrà su tutta la terra, l'ha vissuta il popolo di Israele. Il popolo di Israele, che quando era straniero in Egitto, cosa ha fatto il Signore quando il popolo di Israele era in Egitto? Quando il popolo di Israele era in Egitto, ha mandato le sue 10 piaghe, va bene? Ha mandato le 10 piaghe sul popolo sulla terra d'Egitto, che ha colpito chi? Ecco qui. Questo perché ci serve? Perché sto facendo questo ragionamento? Chi ha colpito le piaghe dell'Egitto? Perché in Egitto c'erano sia il popolo di Israele, che era nella zona, abitava la zona del Goshen, e poi c'erano anche gli egiziani. Quindi le 10 piaghe scesero sulla terra d'Egitto, ma colpirono solo gli egiziani, non colpirono assolutamente gli israeliti, il popolo di Israele. E voglio con questo citarvi alcuni passaggi biblici per farvi capire, per darvi quella fiducia che il Signore, quando vuole proteggere il suo popolo, lo protegge, non è che lo lascia in balia degli eventi, no? Capite? Quindi, come il Signore ha protetto Israele, così è in grado assolutamente di proteggere il suo popolo anche quando ci sarà la grande tribolazione che colpirà tutta la terra. Va bene? Questo è il concetto. Quindi, il fatto che i credenti saranno rapiti dopo la grande tribolazione, dopo aver passato dopo che ci sia stata la grande tribolazione che ha colpito tutta la terra, non vuol dire che i credenti hanno subito quei danni che hanno subito anche i non credenti, i malvagi. No, assolutamente no. Come il Dio proteggerà la sua Chiesa da quegli eventi nefasti e devastanti che colpiranno la terra? Li proteggerà il suo popolo quando ci sarà questa grande tribolazione. Come anche ha protetto il popolo di Israele quando mandava le 10 piaghe in Egitto. E ora leggiamo, per farvi capire quello che dice la parola, per confermare con la parola quello che vi sto dicendo. Quindi andiamo a leggere in Esodo, capitolo, leggiamo, io leggerò solo alcuni passi, non li leggerò tutti. Capitolo 9, siamo alla piaga, la settima piaga, piaga della grandine, che scese una grandine terrificante sopra il popolo, sopra l'Egitto, va bene? Capitolo 9, leggiamo dal versetto 22. E l'Eterno disse a Mosè: stendi la tua mano verso il cielo e cada grandine in tutto il paese d'Egitto, sulla gente, sugli animali e sopra ogni erba dei campi, nel paese d'Egitto. E Mosè stese il suo bastone verso il cielo. E l'Eterno mandò tuoni e grandine, e del fuoco s'avventò sulla terra. E l'Eterno fece piovere grandine sul paese d'Egitto. Così ci fu grandine e fuoco guizzante del continuo tra la grandine, e la grandine fu così forte
come non ce n'era stata di simile in tutto il paese d'Egitto, da che era diventato nazione. E la grandine percosse in tutto il paese d'Egitto tutto quello che era per i campi. Uomini e bestie, e la grandine percosse ogni erba dei campi e fracassò ogni albero della campagna. Adesso notate il versetto 26, 9, 26 di Esodo, cosa dice? Solamente nel paese di Goshen, dove erano i figlioli di Israele, non cadde grandine. Vedete? Laddove erano, diciamo, situati gli israeliti, non cadde la grandine. Cioè, il Signore, quando manda la grandine, la manda mirata, va là. Capite? Colpisce là dove il Signore la vuole mandare. La grandine, chi è che la manda? È il Signore, come è scritto sempre, mi sembra, in Giobbe, che la grandine è conservata per i giorni della sventura. Infatti, è una piaga terribile. Da notare, voglio ricordarvi che anche in Apocalisse scenderà una così forte grandinata su tutta la terra, sopra i malvagi però, una grandine che è misurata in 45 kg, cioè la grandine sarà, diciamo, peserà 45 kg. Quindi voi immaginatevi 45 kg che cadono da un'altezza enorme. Da un'altezza enorme, che velocità può raggiungere e quanta devastazione può portare, può provocare, capite? Però cosa abbiamo letto in Esodo? In Esodo abbiamo detto che la grandine non cadde sulla zona dove era il popolo di Israele. Perché è il popolo di Dio quello? Quando verrà quando la grande tribolazione ci sarà, quando i grandi eventi devastanti colpiranno la terra, questi eventi, tra cui questa grandine terribile, la gragnuola terribile, che devasterà tantissimo, tutto quello che colpirà, non scenderà addosso al popolo di Dio, capite? Come non è scesa la grandine ai tempi di Esodo. Ai tempi dell'uscita del popolo di Israele dall'Egitto. Quindi, bisogna avere fiducia in Dio, cioè non si deve temere la grande tribolazione per gli eventi devastanti che il Signore manderà. Non è questo che bisogna temere, no, non è questo. Diremo dopo, però, qualcosa che succederà alla Chiesa, lo diciamo. Lo diciamo dopo. Un'altra piaga che scese sull'Egitto. Cito la nona piaga. Sulla nona piaga è scritto, capitolo 10 di Esodo, dal versetto 21, dice: E l'Eterno disse a Mosè: Stendi la nona piaga, che sono le tenebre su tutto l'Egitto. E sta scritto: E l'Eterno disse a Mosè: Stendi la tua mano verso il cielo e siamvi tenebre nel paese d'Egitto, tali che si possano palpare. E Mosè stese la sua mano verso il cielo e ci fu una fitta tenebria in tutto il paese d'Egitto. Per 3 giorni. Uno non vedeva l'altro e nessuno si mosse di dove stava per 3 giorni. Ma tutti i figlioli di Israele avevano della luce nelle loro dimore. Vedete? La piaga delle tenebre era così devastante in Egitto che, siccome non sapevi, non vedevi nulla,
Era palpabile le tenebre, cioè non si vedeva veramente nulla. Rimasero tutti dove erano, dove le tenebre li ha colpiti. Talmente era potente questa piaga. Però vedete, nelle dimore di Israele la luce c'era, ci vedevano. Il popolo di Dio ci vede, deve vederci, ci vedrà se rimane fedele al Signore, capite? Quindi vedete come il Signore non tratta il suo popolo alla stessa stregua di come tratta i malvagi della terra. No, non li tratta. Se un credente però si svia e si mette a comportarsi e a vivere, a praticare il peccato come fa quelli del mondo, siccome Dio non ha riguardi personali e per la malvagità, e per la malvagità degli uomini che Dio manda i suoi giudizi, anche il credente sarà colpito dai suoi giudizi, capite? Nessuno escluso, purtroppo, se non si ravvede e non si pente del male che ha fatto, eh? Sempre se non si ravvede. Quindi vedete come il Signore opera potentemente. Allora, perché temere? Perché temere, la grande tribolazione? I credenti non devono temere la grande tribolazione. Quei giorni saranno giorni terribili, di angoscia, di piaghe su tutta la terra, è vero, ma non sarà compresa la Chiesa dell'Iddio vivente, è vero, capite? Ricordatevi poi anche dei primogeniti d'Egitto, che i primogeniti, di tutti gli egiziani morirono. Tranne i primogeniti del popolo di Israele, capite? Ecco, anche qui si vede la differenza che Dio ha fatto tra considerare gli egiziani e Israele, che era il suo popolo eletto. Ecco, siccome il Dio ha benedetto il suo popolo eletto, anche a quell'epoca, lo fa ancora oggi, capite? Quindi ci proteggerà dalla grande tribolazione. Noi non dobbiamo temere la grande tribolazione, non dobbiamo accettare il rapimento, la falsa dottrina del rapimento segreto per paura della grande tribolazione. Non devi aver paura della grande tribolazione. Cioè, la falsa dottrina non va accettata mai, neanche se non c'era la grande tribolazione. Ma se qualcuno accetta, diciamo, come buono il rapimento segreto solo per paura di passare la grande tribolazione o perché si fa delle domande riguardo di come Dio proteggerà il suo popolo durante la grande tribolazione, ecco, sappia quel tale che è scritto, già in Esodo è scritto. Già in Esodo è scritto, e qualche cosa è accennata anche in Apocalisse, che il Signore protegge il suo popolo. Vediamo qualche passaggio allora in Apocalisse, cioè per dimostrarvi che. Per dimostrarvi che il Signore manda i suoi giudizi solamente sulle cose che lui li vuole mandare, preservandone altri, capite? Come ha fatto nel territorio dell'Egitto, che ha preservato dalle piaghe il suo popolo, il popolo di Israele. Ad esempio, per citare qualche passaggio, in Apocalisse, al capitolo 7, al versetto 3, 7:3 dice: "Non danneggiate", quindi erano pronti per mandare questi angeli, erano pronti ad essere liberati per portare grande devastazione, no? Però questo ci fa capire che è mirato. Sempre è tutto mirato e tutto avviene nei tempi e quindi nei punti dove il Signore vuole, quando vuole e come vuole Lui. Non sfugge niente
al controllo dell'Iddio vivente e vero. Quindi al capitolo 7, versetto 3 dice: non danneggiate la terra, né il mare, né gli alberi, fino a quando, finché abbiamo segnato in fronte col suggello i servitori dell'Iddio nostro. Questo cosa ci fa capire? Ci fa capire che ogni cosa è sotto il controllo di Dio. E quelli che sono segnati, non vengono, quelli che sono segnati da Dio, e noi siamo segnati con il sangue di Gesù Cristo. Capite come siamo segnati noi? Non c'è tanto, non c'è bisogno di segni evidenti in fronte o nella mano destra. Quello che noi abbiamo disegnato nella nostra vita è il nostro cuore. Noi siamo stati circoncisi, capite? Nel cuore però. E il Signore lo vede. Lo devono vedere anche quelli del mondo che viviamo da credenti, capite? Noi siamo i veri circoncisi perché noi siamo stati circoncisi di cuore, abbiamo creduto nel Signore nostro Gesù Cristo, abbiamo creduto che Lui è morto per i nostri peccati, che è risuscitato, che è stato seppellito ed è risuscitato il terzo giorno e si è mostrato ai Suoi discepoli, come le Scritture avevano preannunciato. Abbiamo creduto nell'Evangelo, perché questo è l'Evangelo. Abbiamo creduto nell'Evangelo, i nostri peccati sono stati purificati. Noi siamo stati salvati, siamo stati rigenerati spiritualmente. Siamo stati circoncisi di cuore. Quindi siamo stati segnati. Siamo segnati. Il Dio dall'alto, quando manderà le sue piaghe su tutta la terra, non sbaglierà il colpo. Sappiatelo questo, non sbaglierà. Quindi i credenti non devono temere la grande tribolazione per quel che il Signore manderà sulla terra, perché non sarà mandata per punire il suo popolo. Certo, i ribelli sì, quelli che rinnegano sì, anche quelli. Però quelli che rimangono fedeli non saranno colpiti dalla grande tribolazione. È questa fiducia che dobbiamo avere in Dio, che il Signore non fallisce i colpi, capite? È importante. Che rientra anche questo, se uno ha paura della grande tribolazione, vuol dire che l'amore di Dio in lui non è perfetto, quindi deve rivalutare, magari è per ignoranza. Ecco, io voglio, posso intervenire, cercare di chiarire alcune cose sulla conoscenza per eliminare l'ignoranza e per far sì che la fiducia di ognuno sia riposta completamente nel Signore nostro Gesù Cristo e in Dio Padre. E questo perché ti deve fortificare. Faccio questo discorso affinché la tua fede sia riposta completamente in Dio e tu non tema assolutamente, non devi temere la grande tribolazione che verrà anche sulla Chiesa nel senso che sarà sulla terra la Chiesa, ma non sarai colpito come gli altri uomini malvagi. Capite? Questo, avere fiducia in Dio vuol dire questo, stare tranquilli come il Signore ha protetto il popolo di Israele, così ancora oggi il Signore proteggerà, durante la grande tribolazione, proteggerà il suo popolo, la sua Chiesa, che sarà ancora sulla terra in attesa della venuta del Signore. Un altro passo in Apocalisse che dobbiamo prendere è al capitolo 9, leggiamo, sempre sono delle piaghe che stanno per cadere sulla terra, e sta scritto questo, capitolo 9, versetto 4 di Apocalisse. E fu loro detto di non danneggiare l'erba della terra, né alcuna verdura, né albero alcuno, ma soltanto gli uomini che non avevano il suggello di Dio in fronte. Bene, quelli perché i 144.000 furono segnati in questa maniera. Ma non solo il Dio, come ho detto prima, guarda al suggello che avevano i 144.000 e il suggello in fronte,
Ma anche ai credenti, non vengono, diciamo, colpiti perché hanno un altro tipo di suggello che si vede, che il Signore vede e che sa, ed è il sangue di Gesù Cristo che ci ha purificato da ogni peccato. Questo per dimostrare che il Signore fa differenza tra quelli che Lui vuole preservare e quelli invece che sono colpiti, che invece sono malvagi. E devono essere colpiti dalle piaghe che il Signore ha stabilito e preparato per loro. Ma la Chiesa, e qui non è che il discorso è finito, però, perché? Perché è vero che la Chiesa, è vero che la Chiesa non sarà colpita dalla grande tribolazione che il Signore manderà sulla terra contro gli uomini malvagi. Però il Dio, per quanto riguarda la Chiesa, ha stabilito altre cose. Cioè, i credenti saranno per se, il Dio permetterà, questa è la sua volontà, permetterà che la Chiesa venga perseguitata. La Chiesa venga perseguitata e dei credenti possono anche morire decollati a causa della persecuzione. Ma questo non è una cosa nuova, non è una cosa strana, perché nei secoli la Chiesa è sempre stata perseguitata, talvolta anche a morte. Quindi sono molti i martiri del Signore nostro Gesù Cristo che sono già morti. Quindi non succederà qualcosa di nuovo, ma succederà qualcosa che è sempre stato. Quindi la Chiesa, odiata dagli uomini del mondo che sono malvagi, saranno perseguitati dall'Anticristo e molti, un certo numero della Chiesa saranno messi a morte. Quelli che non accetteranno di prendere sulla loro mano destra il marchio della bestia e che non accetteranno il marchio della bestia in fronte, questi saranno perseguitati. Capite? Quindi, da una parte, non dobbiamo temere la grande tribolazione, perché tutte quelle piaghe non colpiranno la Chiesa. Ma dall'altra ci sarà qualcosa che l'odio di tutto il mondo si sfogherà, diciamo, in maniera terribile, devastante sulla Chiesa. E il Signore permetterà questo, fino a quando non ci sarà la sua venuta. Quindi la grande tribolazione non ci colpiranno le piaghe, però la persecuzione, come la Chiesa. La vera Chiesa di Dio, quelli che si sono santificati, che hanno vissuto piamente in Cristo in tutti questi secoli, sono stati perseguitati. E così lo sarà anche la Chiesa quando ci sarà durante la grande tribolazione. Quindi vedete, non è una cosa nuova, è una cosa per cui abbiamo sempre pregato, indipendentemente dal periodo della grande tribolazione. Quindi noi continuiamo a pregare per la Chiesa perseguitata, continuiamo a pregare anche per noi, Signore, fortificaci, Signore, aiutaci a rimanere in piedi per qualsiasi persecuzione, anche quella che se dovremmo viverla, anche quella che avverrà, la persecuzione a morte, che avverrà durante la grande tribolazione. Anche quella. Quindi ci dobbiamo preparare. Intanto partiamo dalla conoscenza, va bene? Si parte dalla conoscenza, perché conoscere che queste le cose stanno così ci dà un grande vantaggio. Ci prepariamo, va bene? Dove siamo mancanti? Nel coraggio, nella forza, nella fede. Ecco, domandiamola al Signore, nella sapienza. Domandiamola al Signore. Signore, fortificaci, io sono debole, c'ho paura, queste cose mi spaventano. Non so se riuscirò a morire decollato dignitosamente, non lo so, però io prego te, Signore, che tu mi conceda questa grazia. Quindi ci prepariamo, preghiamo per noi e preghiamo anche per gli altri fratelli e per quelli che sono già perseguitati oggi e
E per quelli che saranno perseguitati domani, dobbiamo continuare ogni giorno a pregare per la Chiesa perseguitata. Però non è una cosa nuova che succederà durante la grande tribolazione di questa persecuzione. Cosa avverrà? Quindi torniamo adesso alla grande, durante il periodo della grande tribolazione, prima del ritorno del nostro Signore Gesù Cristo. È scritto, capitolo 12 di Apocalisse, al versetto 13. Avverrà praticamente che in cielo, in un certo momento, verrà, prima della venuta dell'Anticristo, verrà ci sarà una grande battaglia nei cieli. Dai cieli sarà scacciato Satana e i suoi angeli. Satana sarà scagliato sulla terra, quindi non si potrà più muovere liberamente nei cieli, come sta facendo adesso, poi, no? Vi ricordate che Satana si presenta anche davanti all'Eterno quando si è riunito con tutti i suoi angeli. Ecco, questo avviene ancora oggi. Anche Gesù l'ha detto: Satana ha chiesto di vagliarvi. A chi l'ha chiesto? L'ha chiesto a Dio, perché Satana può parlare con Dio per ora. Però verrà il momento in cui la sua libertà sarà ancora più ristretta e sarà gettato sulla terra, non troverà più posto nei cieli, non ci sarà più posto per lui. E lui, sapendo che il suo tempo sarà breve, si scatenerà contro chi? Contro la Chiesa, contro il popolo di Dio, capite? Si scaglierà in maniera terribile e potente. Ecco, in questa situazione, dice Giovanni, scrive così, capitolo 12, versetto 13, in Apocalisse: e quando il dragone si vide gettato sulla terra, perseguitò la donna che aveva partorito il figliolo maschio. Ma alla donna furono date le due ali della grande aquila affinché se ne volasse nel deserto, nel suo luogo, dove è nutrita un tempo dei tempi e la metà di un tempo, lungi dalla presenza del serpente. E il serpente gettò dalla sua bocca dietro alla donna dell'acqua a guisa di fiume, per farla portare via dalla fiumana. Ma la terra soccorse la donna, e la terra aprì la sua bocca e inghiottì il fiume che il dragone aveva gettato fuori dalla propria bocca. E il dragone si adirò contro la donna e andò a far guerra col rimanente della progenie d'essa, che serba i comandamenti di Dio e ritiene la testimonianza di Gesù. E si fermò sulla riva del mare. Dopo si parla della venuta dell'anticristo e del falso profeta. Cosa vediamo qui? Che comunque sia, indipendentemente da ogni singolo significato che queste parole, anche figurate, possono avere, quello che mi interessa a me e che per me è rivelato è il fatto che il diavolo si scaglia contro il popolo di Dio, ma non può fare nulla, perché se il Signore protegge il suo popolo, il diavolo non può fare nulla, capite? Però certamente noi ci serve sapere questo, che il diavolo odia il popolo di Dio, gli vuole fare del male, lo vuole distruggere, lo vuole muovere, vuole ogni singolo credente che muoia, capite? Quindi l'odio del maligno, un odio mortale, un odio potente che ha il maligno, ce l'ha contro la Chiesa dell'Iddio vivente e vero, capite? Ecco dove trova poi, dove nasce quindi la persecuzione. Dall'odio che il diavolo e quindi i suoi servitori del mondo, gli uomini che sono in balia del diavolo, che giacciono nel maligno, odiano chi? La Chiesa, i santi, i giusti, odiano la luce, perché le tenebre odiano la luce. E i credenti sono luce per questo mondo, devono essere luce, ma il mondo odia la luce. E cosa fa? Come reagisce il mondo?
reagisce, come reagisce, reagirà il diavolo, Satana, perseguiterà la Chiesa. Infatti, più avanti, al capitolo 13 di Apocalisse, il versetto 7 dice, sta parlando qui dell'anticristo. E le fu dato, quindi all'anticristo gli sarà dato, di far guerra ai santi e di vincerli. E le fu data potestà sopra ogni tribù e popolo e lingua e nazione. Quindi gli sarà dato all'anticristo, vedete, quindi da una parte la Chiesa, ripetiamo, non sarà colpita dalle piaghe della grande tribolazione, però sentirà su di sé tutti gli effetti devastanti dell'odio che ha il diavolo contro la sua Chiesa. Quindi sarà perseguitata. Ecco, questo lo subirà la Chiesa, dobbiamo saperlo, dobbiamo essere preparati, perché la nostra fortificazione nella fede parte appunto dalla conoscenza della parola, no? Dobbiamo pregare, chiedere dove ci sentiamo mancanti. Quindi la conoscenza di queste cose ci aiuta a organizzare, a prepararci per affrontarle. Capite? Quando verranno e se verranno su di noi, perché i tempi non li conosciamo. Leggiamo un altro passaggio che abbiamo citato anche la volta scorsa. I due testimoni. Vedete, torniamo dal capitolo 13 al versetto 11, al capitolo 11, scusate. Cosa ci fa pensare questo? Mentre al capitolo 13 c'è come viene c'è la venuta, quindi come compare, quando compare l'anticristo, al capitolo 11 che c'è si parla dei due testimoni, dice a un certo punto, dice dei due testimoni. Undici sette di Apocalisse, e quando avranno compiuta la loro testimonianza, la bestia che sale dall'abisso muoverà loro guerra e li vincerà e li ucciderà. Vedete? Abbiamo letto prima che alla bestia che verrà, l'anticristo, sarà dato di far guerra ai santi e di vincerli. Qui c'è scritto che la bestia farà guerra ai due testimoni e gli sarà dato di vincerli, quindi li farà morire. Farà morire i due testimoni. Vedete? Quindi è confermato che la Chiesa sarà perseguitata. E voglio farvi notare che mentre al capitolo 13 si parla per quale opera il potente di Satana verrà sulla terra l'anticristo, al capitolo 11 vediamo che lui sta già operando l'eliminazione della Chiesa. Quindi, cosa ci fa capire questo? Che Apocalisse in alcuni punti non può essere preso in un ordine preciso dal primo capitolo all'ultimo, soprattutto sugli eventi finali, non può essere preso in tutti i punti come un ordine cronologico. I capitoli, non so, in alcuni capitoli particolari sugli eventi futuri, non sono messi in maniera ordinata, capite? Quindi bisogna, la sapienza che Dio dà all'uomo è quella di dargli la capacità di mettere tutto in ordine. Questo però è una considerazione fuori dall'argomento principale che stiamo trattando oggi. E solo visto che l'abbiamo incontrato, l'ho voluto chiarire, quindi gli eventi possono essere spostati, possiamo trovarli in maniera non cronologica, ma spostati in Apocalisse. Quindi questo ci mette in difficoltà per ricostruire tutto in maniera perfetta di quello che succederà, per individuarne i tempi, insomma. A quelli a cui Dio vorrà dare di intendere anche i tempi gli sarà dato. Però per adesso noi dobbiamo capire quello che Dio ci dà di capire. Quello che Dio non ci dà di capire, purtroppo non ci possiamo fare nulla. Quindi però
alcune cose le possiamo capire, le cose rivelate sono per noi. Abbiamo visto quindi, vedete, che l'Anticristo mette a morte i due testimoni, ma non solo, è scritto anche, andiamo, ma dobbiamo anche tornare indietro. E c'è scritto, capitolo 6 di Apocalisse, al versetto 9: E quando ebbe aperto il quinto suggello, io vidi sotto l'altare le anime di quelli che erano stati uccisi per la parola di Dio e per la testimonianza che avevano resa. E gridarono con gran voce, dicendo: Fino a quando, o nostro Signore, che sei santo e verace, non fai tu giudizio e non vendichi il nostro sangue su quelli che abitano sopra la terra? E a ciascun d'essi fu data una veste bianca e fu loro detto che si riposassero ancora un po' di tempo, finché fosse completo il numero dei loro conservi e dei loro fratelli che hanno ad essere uccisi come loro. Vedete, anche qui parla di una persecuzione che avverrà da parte degli uomini del mondo nei confronti dei santi del popolo di Dio. Quindi, da una parte non temiamo, non dobbiamo temere la grande tribolazione, però dobbiamo prepararci a quello potrebbe succedere anche se non c'è la grande tribolazione. Dobbiamo essere pronti alla persecuzione, praticamente, capite? Adesso la stiamo affrontando dal punto di vista della grande tribolazione, ma la persecuzione potrebbe colpirci anche fuori dalla grande tribolazione, perché comunque il mondo ci odia, il diavolo ci odia e può dare ordine ai suoi servitori di perseguitare la Chiesa e Dio potrebbe permetterlo, come è scritto. Per i tempi che verranno, che gli sarà dato di poter uccidere alcuni della Chiesa, capite? Quindi dobbiamo tenerle sempre in considerazione queste cose, che per noi la persecuzione può scattare in qualsiasi momento. Dobbiamo essere preparati, pregare Dio che ci mantenga fermi nella fede sino alla fine. Vedete? Ancora un altro versetto che riguarda sempre la persecuzione della Chiesa. Al capitolo 20 di Apocalisse, no, non è qua, dov'è? I decollati. Capitolo 20 di Apocalisse, capitolo 20, versetto 4, sta scritto: Poi vidi dei troni. Il contesto qui è che il Signore è già tornato, è già tornato, no? Quindi ha preso la bestia, il falso profeta, li ha gettati nello stagno di fuoco e di zolfo. Satana viene incatenato e poi Giovanni dice queste cose. Poi vidi dei troni e a coloro che vi sedettero fu dato il potere di giudicare. E vidi le anime di quelli che erano stati decollati, vuol dire il collo tagliato, per la testimonianza di Gesù e per la parola di Dio, e di quelli che non avevano adorata la bestia nella sua immagine e non avevano preso il marchio sulla loro fronte e sulla loro mano. Ed essi tornarono in vita e regnarono con Cristo 1000 anni. Vedete? Quindi la Chiesa. Quando i credenti che saranno decollati, che saranno perseguitati, comunque che sono stati perseguitati in passato, che saranno perseguitati anche durante la grande tribolazione, risusciteranno al ritorno del Signore nostro Gesù Cristo
e saranno rapiti, andranno a incontrare Gesù nell'aria e con lui regneranno sulla terra per 1000 anni. Vedete? Quindi è vero che si soffrirà se si è perseguitati, si potrà perdere la vita, però attenzione, le promesse che il Signore ti fa è che se tu sarai fedele sino alla fine, tu regnerai con Cristo per 1000 anni. Tu risusciterai alla prima e santa e giusta la risurrezione dei giusti. E quindi bisogna rimanere fermi, bisogna rimanere fermi nella fede, sapendo queste cose, e rimanere fermi nella fede anche se saremo perseguitati a morte. Quindi voglio dire, un po' di persecuzione la stiamo vivendo tutti, i colleghi ti perseguitano, i vicini ti perseguitano, i parenti non credenti ti perseguitano, marito ti perseguita, tua moglie ti perseguita che non sono credenti. C'è una sofferenza, una continua persecuzione, c'è. Però, attenzione, potrebbe raggiungere livelli molto più elevati, quello appunto di farti morire. Quindi, il fatto che tu sei perseguitato da quelli che hai vicino, ma non ti fanno comunque un male fisico, ma ti insultano solamente, ti strattonano, non ti tagliano la testa comunque. Ecco, sappiatelo che possono venire dei momenti, ci sono stati dei momenti in cui la testa dei credenti è stata tagliata. Quindi dovete pensare che le persecuzioni che stiamo vivendo oggi, comunque noi in questa nazione, non sono persecuzioni mortali per adesso, sono solo violenza verbale. Persecuzioni di vario genere, ma non sono ancora arrivate ai livelli più elevati. Va bene? Quindi soffriamo lo stesso, è vero, però attenzione, c'è sempre qualcosa che la persecuzione può peggiorare e può arrivare a livelli che ci tagliano la testa. Quindi non ci lamentiamo della persecuzione di oggi perché c'è di peggio, manteniamoci fermi nella fede, manteniamoci fermi e saldi nel Signore. Andiamo avanti con Gesù, non ci fermiamo, consideriamo queste cose, dobbiamo avere fede in Dio, non dobbiamo temere la grande tribolazione, cioè le piaghe che Dio manda sulla terra, perché non colpiscono i credenti, non li colpiranno i credenti. Ma saranno colpiti gli uomini malvagi. La Chiesa, come sempre poi è stata, invece sarà colpita sempre per volontà di Dio, cioè Dio permette che ciò avvenga per metterla alla prova. La Chiesa può essere colpita dalla persecuzione degli uomini malvagi e violenti. E quindi dobbiamo sapere queste cose, dobbiamo concentrarci su queste cose e dobbiamo fortificarci aspettando queste cose. Però attenzione, allontanando da noi la falsa dottrina del rapimento segreto che crea in noi una falsa speranza. Bene? Perché poi si comincia a pensare che Dio ci protegge dalla persecuzione. Da ogni male, anche dalla persecuzione, e poi ti arriva la persecuzione, ti colpisce e tu non sei preparato spiritualmente, mentalmente, e pensi che Dio stia sbagliando nei tuoi confronti. Ma non è così. Chi sta sbagliando è colui che ti ha insegnato delle false dottrine, a credere nel rapimento segreto. E stai sbagliando tu che ci hai creduto, se ci hai creduto. Stai sbagliando tu. Quindi ti capiterà quello che ti meriti, perché se uno è stolto, la stoltezza purtroppo porta alla rovina. Le cinque vergini disavvedute e stolte
sono andate in rovina, sono state rovinate, quindi sono andate in perdizione, non c'è stato luogo per loro, non sono entrate al ritorno del Signore. Quindi fate attenzione, quindi non è che credere nelle false dottrine è una cosa innocua che non fa male, no, no, fa molto male, ti modifica la tua speranza, il tuo desiderio nei confronti del Signore, ti modifica le preghiere, modifica tutta la tua vita. E la tua aspettazione, la tua fede anche. E anche come reagisci alle varie persecuzioni. Quindi ti modifica e non sei a posto davanti a Dio. Quindi guardatevi, studiate le scritture, guardatevi dalle false dottrine, guardatevi dalla falsa dottrina del rapimento segreto, perché è una menzogna che vi porta, che vi fa, provoca dei danni spirituali. E questo era il messaggio che questa sera volevo portarvi. A Dio siano la gloria, l'onore e la lode nei secoli dei secoli. Amen.